Allora, ci troviamo nell'RFID Solution Center di HP, un laboratorio dove si progettano e si sperimentano le soluzioni RFID di oggi e di domani. Di fronte a noi c'è Giuseppe Marengon, che è l'RFID Practice Manager di HP. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Allora, questo laboratorio sta assumendo nel corso del tempo un'importanza non più soltanto italiana, ma anche europea, perché mi sembra che HP stia investendo sull'Italia proprio da questo punto di vista per quanto riguarda questo genere di tecnologie. Ci può spiegare un po' meglio? Esatto, il nostro laboratorio è diventato il laboratorio europeo di HP, come tale inserito in un network mondiale di laboratori RFID, ce ne sono due in Asia, tre in America e appunto questo di Milano è il laboratorio europeo. Come tale integriamo le soluzioni e tecnologie che ci arrivano da diversi vendor, diversi fornitori italiani e soprattutto del panorama internazionale. Ha una specializzazione di qualche genere rispetto agli altri laboratori? Sì, noi siamo concentrati soprattutto sulle soluzioni applicative che l'RFID consentono. Parliamo di tracciabilità, ad esempio tracciabilità alimentare, anticontraffazione, logistica e asset management. E aggiungendo come settori poi di industrie la sanità, che è specifico, e in generale il mondo dei trasporti. Ok, quindi un po' di Made in Italy e un po' di applicazioni che invece hanno comunque un respiro più globale da Un questo bel punto di mix. vista. Un bel mix. Allora, ci faccia qualche esempio di alcune tecnologie che state sperimentando qui. Beh, tra le tecnologie più interessanti che noi stiamo verificando posso citare ad esempio la tecnologia dei tag semipassivi, questo è un esempio che vediamo, sempre in ambito UHF, posso citare tecnologie integrate, satellitari e Ecco, ci RFID. spieghi un po' meglio di cosa si tratta. Tag semipassivi. Tag semipassivi sono oggetti che hanno a bordo una batteria, che consente di avere una piccola differenza di potenziale, ma sufficiente per poter essere intercettati con più facilità in un contesto logistico da lettori UHF normali. Ok, quali sono i loro ambiti applicativi di elezione e i loro vantaggi? Direi che gli ambiti sono quelli tipici della logistica, e dove è necessario raggiungere distanze più elevate di quelle consentite normalmente dai tag passivi tradizionali, oppure dove è necessario identificare degli oggetti che hanno delle intrinseche difficoltà di identificazione, per esempio pensiamo a masse metalliche, oggetti con dei liquidi, e certamente questi aiutano a discriminare. Benissimo, ci parlava invece di qualcosa di satellitare, poi. Sì, per quanto riguarda invece il satellitare stiamo studiando una possibile integrazione di sistemi satellitari che riescono a dare la posizione geografica e a comunicare anche poi geograficamente la posizione del mezzo a una centrale operativa. In particolare cito sistemi della ELSA con Globalcom, con cui siamo in contatto, e tecnologie RFID attive o passive a bordo del mezzo che consentono di controllare oggetti che stanno a bordo del mezzo. Quindi in questo modo si integra l'informazione relativa alla presenza di un prodotto, di un oggetto a bordo di un mezzo mobile e la posizione del mezzo stesso. Stiamo studiando soluzioni di questo tipo per aziende che fanno trasporti tipicamente e che hanno la necessità quindi di garantire in tempo reale la visibilità totale non soltanto del mezzo ma anche del prodotto Ah, trasportato. benissimo, quindi ci sono già dei pilota in atto da questo punto di Ci vista. sono in questo momento degli studi che stiamo facendo e ci sono delle sperimentazioni che stiamo facendo sulle due tecnologie e sulla possibilità di integrarle tra di loro. Ok, vedo qualcosa di fianco a lei, è una sacca di sangue? Questa è una sacca di sangue vuota, come si può vedere, ed è uno dei progetti che abbiamo fatto ultimamente, uno dei più interessanti in ambito sanitario. È un grosso ospedale che aveva il problema di garantire la sicurezza delle trasfusioni e quindi si è pensato a un sistema di tagatura RFID, quindi si usano i tag RFID di tipo HF, vengono messi sulla sacca di sangue. Questi tag vengono intercettati da un lettore prima dell'operazione di trasfusione e lo stesso lettore legge anche l'identificativo su tag del personale sanitario e del paziente, integrando le informazioni dei tre tag ha la garanzia che l'operazione si può effettivamente fare perché è la combinazione giusta prevista Quindi dall'ordine. più sicurezza. Quali Più sicurezza, più affidabilità, soprattutto per il paziente finale. sono gli oneri per un ospedale che vuole affrontare un progetto del genere? È più costoso? Ci vuole molto tempo per implementarlo? Oppure ci vogliono delle infrastrutture informatiche che magari di cui non può non disporre?
No, direi che questo è uno dei progetti più, tra virgolette, economici, se possiamo usare questo termine, perché parliamo di tecnologie tutte ampiamente consolidate, provate come la tecnologia HF. Si tratta di avere dei palmari come questo, dei palmari come il nostro palmare HP, con la schedina collettore di tag RFID, e quindi di fatto sono investimenti da un punto di vista infrastrutturale sicuramente molto limitati. Il progetto è un progetto non particolarmente complesso, in questo caso si tratta di integrare delle basi dati che l'ospedale ha, ovviamente scrivendo un applicativo in grado di leggere i dati nuovi che arrivano dal tag e poi interpolarli, integrarli e utilizzarli per quello che sono il loro significato. Va bene, Marangon, grazie mille e in bocca al lupo per il suo lavoro, e speriamo che da questo laboratorio escano delle soluzioni che poi in qualche modo possano diventare dei modelli che dall'Italia vengano implementati poi anche in altre parti d'Europa. Certamente.